Amici, ben ritrovati, siamo qui per una puntata di Bar Legend, veramente una puntata che vi preannuncio sarà epica e chiamo subito in studio Ercole Colombo per presentare questa serata dedicata, lo ricordiamo, alla memoria di Elio De Angelis, scomparso 36 anni e un giorno fa in quel tragico incidente al Po' Ricarda. Benvenuto Ercole. Ciao, come stai? Bene, vedo. Stiamo tutti benissimo. Lasciamo a te l'onere e l'onore di presentare con questo pezzo scritto da te Elio De Angelis in numeri, la sua storia brevemente, poi chiamiamo tutti gli ospiti che abbiamo questa sera per ricordarlo nel migliore dei modi. Allora, Elio in cifre. Era nato il 26 marzo 1958 a Roma. Entrò nel mondo dei motori con i kart e nel 1976 vinse il campionato europeo, passò in Formula 3 e nel 77 vinse il campionato italiano. In quell'anno, nel Gran Premio Lotteria Monza, dove si aggiudicò il successo davanti a Gabbiani e Necchi, impressionò al punto che fu ingaggiato dalla scuderia Everest Minardi, che lo portò direttamente in Formula 2. Nel 78 tornò al Gran Premio di Monaco in Formula 3 e lo vinse, mentre in Formula 2 ottenne a Misano il terzo posto. La Ferrari lo invitò alla presentazione della T3 e lo inserì nel programma giovani. Nel 79 il gran salto in Formula 1 con la Sherdoff, con Lammers come compagno di squadra. Doveva pagare però $25,000 a gara, ma Elio si impegnò fino in fondo e trovò anche gli sponsor. Fu una stagione difficile, su 15 gare ebbe 8 ritiri, ma ottenne un promettente quarto posto a Watkins Glen dietro Villeneuve, Arnoux e Pironi. Nell'80 fu ingaggiato da Chapman alla Lotus con Andretti come compagno, da cui poté imparare dei segreti. Partì bene e nella seconda gara a Rio fu secondo, ma poi alti e bassi si alternarono. E a Imola, nel Gran Premio d'Italia, quello dell'incidente famoso di Gilles, fu quarto, no? E a Watkins Glen settimo, finì settimo nel mondiale. Nell'81 con Mansell come compagno e con una nuova monoposto, la Lotus 88 come macchina, una macchina stupenda con due telai a guscio, un interno all'altro, in quello interno c'era l'abitacolo del pilota, mentre quello esterno non aveva ali, creava l'effetto suolo. I primi test al Ricard furono blindatissimi, me li ricordo perfettamente. Ma a Imola venne decretata irregolare questa macchina e dovevano ripiegare sulla Lotus 81B e poi sulla 87. Diversi piazzamenti, ma solo un quarto posto a Monza, ottavo nel mondiale. Nell'82, con la Lotus 91, si classifica tre volte al quarto posto. Poi finalmente arriva la prima sospirata vittoria a Zelweg in una volata al cardiopalma su Keke Rosberg, nono nel mondiale. Nel dicembre muore Colin Chapman, storico fondatore della Lotus, ingegnoso ideatore di tante soluzioni che hanno fatto scuola in Formula 1. Con la sua scomparsa, la Lotus perde però l'anima. Nell'83 a guidare la Lotus subentrò Peter Ward e adottò il motore Renault e le gomme Pirelli. Annata travagliata anche dal punto di vista finanziario. Con 13 ritiri su 15 gare fu veramente una stagione difficile, solo quinto posto a Monza e 18° nel mondiale con 2 punti. L'84 con la Lotus 95 e gomme Goodyear, la stagione parte alla grande con la pole al primo Gran Premio a Rio, poi 7 volte nei primi 3 in prova, 4 volte sul podio e solo 3 ritiri in gara, terzo nel mondiale dietro Lauda e Prost con la McLaren. Nell'85, con Senna come compagno, la stagione di Elio con la Lotus 97T è ricca di risultati utili, con la vittoria a San Marino, la pole in Canada e 11 volte in zona punti. La pole in Canada e la vittoria a San Marino gli permettono di arrivare quinto nel mondiale dietro a Ayrton, che aveva vinto la sua prima gara all'Estoril sul Bagnato. Nell'86, passaggio alla Brabham con Riccardo Patrese. Con la BT55 nelle prime 3 gare Elio è in difficoltà, in qualifica è sempre oltre il 14° posto e conclude solo la gara del Brasile in 8ª posizione.
sullo schieramento di Monaco si ritrova addirittura al 20° posto ed in gara si deve ritirare per problemi al turbo. Per aumentare il feeling con la vettura, Elio chiede all'amico Riccardo di poter, che era stato designato a svolgere i test al Paul Ricard, di poterli svolgere lui al suo posto. Purtroppo, in un giro maledetto, la Brabham perse l'alettone posteriore, prese il volo, capottò più volte e si schiantò contro le barriere. La monofosto prese fuoco, si incendiò, anche un albero, pensate, al di là del guardrail si mise a bruciare e inutilmente Prost, Jones e Mansell cercarono di estrarre il pilota romano dalla macchina. Inutile e tardivo il trasferimento all'ospedale di Marsiglia. Ci ha lasciato il 15 maggio del 1986 a 28 anni. In 110 gare, per due volte non si era qualificato, la prima volta Monte Carlo con la Shadow e poi quando fu squalificata la macchina a San Marino, ha totalizzato 2 vittorie, 3 pole e 9 podi. Devo dire una cosa, nel decennio 1977-1986 è stato l'anno d'oro dei piloti italiani in Formula 1. Pensate che oltre a Vittorio Brambilla, che era già un senatore, in quegli anni corsero in Formula 1 Patrese, Giacomelli, De Angelis, Civer, Storr, Teo e Corrado Fabi, Ghinzani, Gabbiani, De Cesaris, Baldi, Alboreto, fino ad arrivare a Ivan Capelli. Elio resta di quel periodo una gemma che brillerà per sempre nel firmamento. Non ti sento, ma... Ho dovuto disattivare il microfono un attimo, scusate, grazie. Allora Ercole, grazie di questa tua introduzione. Chiamo subito tutti gli ospiti di questa serata. Roberto De Angelis, benvenuto, fratello di Elio. Andrea Galignani, vi chiamo tutti insieme, Beppe Gabbiani e soprattutto Riccardo con Lorenzo Patrese, che poi ci racconterà del suo quasi debutto su una Ferrari a Pergusa. Dicevo soprattutto Riccardo Patrese perché, come tu dicevi Ercole, nella data di quel drammatico incidente ci sarebbe potuto essere Riccardo in macchina e quindi chiediamo a lui la narrazione di quel particolare momento di quei giorni. È stato un momento molto triste della mia scuola. Purtroppo, come ha spiegato Ercole, io ero un po' in difficoltà con la macchina e mi chiede, finito il Gran Premio a Monaco, se gli cedevo il test. Io non avevo niente in contrario, il team lo ha accettato e quindi lui è andato al Paul Ricard. Queste sono purtroppo le cose della vita, il destino, magari dovevo esserci io lì, invece le cose sono andate così. Direi che con Elio si era creato veramente un bellissimo rapporto dal momento che ci siamo trovati come compagni di squadra. Non sempre è stato così, i piloti italiani erano molto rivali, molto, insomma, non è che ci si guardava sempre di buon occhio. Però diciamo che dal momento in cui abbiamo cominciato a lavorare insieme si è creato veramente un bellissimo rapporto. Peccato che una macchina rivoluzionaria come la VT55 poi alla fine si è rivelata non competitiva e anche pericolosa, perché vabbè, questo è stato un problema di un alettone che è volato via, quello di Elio, ma fondamentalmente se guardiamo la macchina come era strutturata, era, insomma, avevamo le spalle fuori e macchina con motore in qualifica da 1200 cavalli, andavamo in circuiti come Hockenheim, 370 km all'ora, insomma, era una macchina tosta e anche sfortunata, perché quell'episodio, insomma, quando viene a mancare uno di noi è sempre una cosa tristissima. Mi ricordo che quando sono andato a Spa il Gran Premio dopo non riuscivo proprio a entrare in macchina, ho perso la prima sessione di prove perché non ce la facevo. Poi Berni mi è venuto vicino, ha detto: tu sai che questo è un mestiere pericoloso, tutti voi accettate di farlo, purtroppo può succedere anche
un incidente fatale, però proprio perché voi avete scelto questo e bene o male sapete i rischi che correte, per onorare chi ci ha lasciati bisogna continuare, perché questo è il, vostro, è il nostro sport e bisogna reagire. E alla fine sì, ho superato un momento veramente tra i più duri della mia carriera, quello di risalire in macchina e poi continuare fino alla fine dei miei anni in Formula 1. Volevo chiedere a tutti voi presenti che avete conosciuto e potete ricordare bene Elio, cos'è che l'ha reso così amato tuttora oggi dai tifosi di tutto il mondo? Quali erano le caratteristiche umane, di carisma di Elio, che è ancora oggi è così presente nel cuore di tutti gli appassionati? Partire da Ercole, andiamo in senso orario. Beh, di base era un po', come posso dire, un pilota atipico. Tipico nel modo di guidare, di essere un professionista delle quattro ruote, ma nella vita privata era meno grintoso forse degli altri. Era veramente una persona gentile, molto educato, molto affabile, facile nel rapporto, non che gli altri non lo fossero, intendiamoci, però lui è, come posso dire, veramente un signore, un pilota molto molto gentile a cui tante persone volevano bene. Posso Andrea? Sì, anche aggiungerei anche una dose di, appunto, per rilasciare quello che diceva Ercole, anche una dose di umiltà, perché comunque era un ragazzo di buonissima famiglia, però era un ragazzo con i piedi per terra, umile, abituato a rapportarsi con la gente, come dicevate prima, e soprattutto poi alle ragazze anche piaceva molto, perché era un bellissimo ragazzo, quindi anche questo fa parte di un po' del ricordo e di quello che oggi la gente ancora ricorda, appunto. Queste sono più o meno le caratteristiche sue. Il modo di rapportarsi con le persone è sempre stato quello che ha colpito sempre di più. Riccardo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, esatto, era una persona che amava molto la vita, sapeva stare con gli altri e insieme a lui ci si poteva divertire, e alla fine basta ricordarlo in alcuni episodi quando magari si metteva al pianoforte, improvvisava a suonare, insomma era uno che riusciva a creare compagnia, che delle volte non è poi così scontato. Grazie Riccardo. Io a questo punto mi viene da dire, c'è con Elio hai avuto in comune il mancato approdo in Ferrari, siete stati vicini sia tu che Elio alla Ferrari, abbiamo un video dell'epoca che ci parlerà di questo, ma in questo weekend a Pergusa c'è stato un patrese, Lorenzo, che ha sfiorato finalmente il debutto in Ferrari, perché purtroppo, e vorrei sentire da Lorenzo cos'è successo, perché ha fatto una prestazione eccellente di cui abbiamo il suo onboard lap meraviglioso a Pergusa, e poi purtroppo non ha potuto correre e quindi non abbiamo visto ufficialmente neanche in questo weekend un patrese in Ferrari. Beh sì, purtroppo abbiamo avuto un imprevisto al differenziale, le cause sono un po' sconosciute ancora, però diciamo che sì, abbiamo mancato questo debutto che stava per succedere con la Ferrari. Sì. Allora io andrei subito, poi torniamo a parlare di Elio, però vorrei far vedere questo tuo best lap, perché è un giro veramente al limite su una Ferrari di Pergusa. Vado con questo omaggio per te Lorenzo, che te lo meriti, noi di Bar Motorsport ti seguiamo sempre con grande affetto e continueremo a farlo.
Ecco, una breve parentesi. Grazie ad Antonio Di Giacomo, tra l'altro abbiamo un video speciale da parte dell'ingegner Nicola Materazzi, che è stato ingegnere di Elio, e lo vogliamo salutare perché è collegato con noi anche l'ingegner Materazzi questa sera, e più avanti nel corso della puntata manderemo anche questo video a cura appunto di Antonio Di Giacomo. Lorenzo, ti voglio chiedere che differenza c'è tra guidare una Ferrari e un Audi della stessa categoria GT3? Beh, diciamo che in questo caso l'Audi è un pochino più nervosa a livello di assetto, di guida, un pochino più precisa nell'anteriore, mentre l'Audi è una macchina, diciamo, quasi un filino più comoda da guidare, un pochino più sottosterzante. E devo dire che mi sono trovato molto bene, è stata una bella esperienza perché ho avuto l'occasione di conoscere una nuova pista, una nuova macchina, e insomma, peccato che non siamo riusciti a correre, però mi sono divertito molto. Mi fa molto piacere, Lorenzo. Parleremo, ripeto, durante l'anno il più possibile di quello che fai e che farai a livello in Italia e anche a livello europeo con l'Audi del team Tresor Car Collection. Salutiamo anche Ferdinando Geri. E allora io manderei subito un contributo video, come dicevo, su Elio, a cura del nostro Stefano Zanti, che ringrazio perché in questa settimana ha fatto un lavoro eccezionale per ricordare nel migliore dei modi Elio. Allora mando questo video e poi torniamo in studio. Elio De Angelis non aveva ancora compiuto 21 anni quando nel 1979 fece il suo esordio in Formula 1 con la Shadow, scuderia dalle modeste fortune. Ma la stagione successiva già approdava alla Lotus, l'allora prestigioso team inglese, glorificato dalle imprese di Jim Clark, l'idolo giovanile di Elio. Nel 1982 otteneva la prima vittoria sulla pista di Zeltweg in Austria, dopo un emozionante duello finale con Rosberg. Dalla stagione successiva aveva però inizio il difficile sviluppo della monoposto spinta dal motore turbo Renault. Nel 1984, con 11 piazzamenti in zona punti, De Angelis si piazzava al terzo posto nel mondiale, risultato che gli valeva l'interessamento della Williams. Ma lui non se la sentì di abbandonare la Lotus in un momento traumatico per la scuderia, sconvolta per la prematura scomparsa del suo padre padrone Colin Chapman. L'anno successivo sarebbe stato comunque quello del divorzio, rivelandosi impossibile la convivenza con Ayrton Senna, appena approdato alla Lotus. Lo accoglie allora a braccia aperte la Brabham, ma i sogni di Elio De Angelis si infrangono definitivamente il 15 maggio del 1986, quando, in un ospedale di Marsiglia, muore in seguito all'incidente di cui era stato vittima il giorno precedente sul circuito di Le Castellet, nel corso di test privati della Brabham. Ecco, Roberto, non ti abbiamo fatto ancora parlare questa sera. C'è qualcosa che vuoi dire a seguito anche di questo profilo breve a cura di Stefano Zanti, questo servizio che ci parlava di Elio, oltre all'introduzione molto dettagliata che ci ha fatto Ercole all'inizio della diretta? Mi sembra che siano state dette tutte cose esatte. Sicuramente mi è piaciuto molto il ricordo di Ercole, soprattutto da un punto di vista umano, e anche degli altri. E sicuramente Elio era un ragazzo che si faceva ben volere per il suo comportamento, era un pilota veloce, ma allo stesso tempo molto corretto, è sempre stato molto corretto.
nel suo essere competitivo, e questo, diciamo, lo distingueva un po' da alcuni altri piloti che erano sì bravi, ma magari non sempre altrettanto corretti. Sicuramente la sua fine un po' è stata un caso molto sfortunato, perché si sono combinati molti eventi sfavorevoli che hanno portato a quella tragica conclusione. E sicuramente Elio aveva le doti per poter puntare alla vittoria del campionato del mondo, perché sapeva unire alla velocità anche una certa consistenza, una certa solidità, era capace di non fare incidenti, cioè sempre stato molto bravo pur nell'essere veloce, però non tenersi alla larga da incidenti in partenza e da incidenti in generale. Amava questo tipo di guida pulito, gli piaceva giocare pulito in tutte le circostanze in cui lui gareggiava, e devo dire anche al di fuori dei circuiti. Sempre stata una persona molto corretta, e forse, se si può dire, ha avuto un difetto, forse è stato troppo corretto, nel senso che ha sempre cercato di dare il massimo in pista, ma senza cercare scorciatoie, senza cercare strade, diciamo, trasversali che potessero dargli dei vantaggi, da un punto di vista, diciamo, della politica. Era uno che voleva dimostrare solo in pista le sue doti, le sue capacità, e diciamo è stato un po' tradito in questo suo modo di essere corretto da una scuderia alla quale a lui aveva dato tanto, perché sarebbe potuto approdare alla Williams, che in quegli anni era una macchina sicuramente più competitiva, era una macchina che aveva già vinto dei mondiali recentemente, e lui rifiutò l'ingaggio di Frank Williams, che che per 2 anni di seguito gli aveva chiesto di andare a guidare la Williams, e per restare alla Lotus quando Colin Chapman era da poco scomparso, e perché lui si sentiva la bandiera di quella scuderia, non se l'è sentita di abbandonare la famiglia Chapman in quel momento difficile della scuderia, e era per lui una questione di orgoglio, era stato proprio voluto da Colin Chapman, lui si sentiva molto orgoglioso di questo fatto, e questo purtroppo, questo suo attaccamento alla bandiera Lotus non è stato ripagato, onestamente non è stato ripagato con la stessa moneta quando arrivò a Ayrton Senna alla Lotus, perché nonostante Elio al quarto Gran Premio fosse primo al mondiale, in testa al mondiale, comunque la scuderia aveva già fatto i suoi calcoli e preferiva Senna, dava le maggiori attenzioni a Senna, e lui si è sentito un po' tradito e quindi fu costretto a cambiare scuderia, e purtroppo quell'anno la sfortuna volle che, mentre Gordon Murray, che era un grande progettista, ha sempre progettato macchine se non vincenti e comunque molto competitive, quell'anno si è inventato una macchina, diciamo, oggi possiamo dirlo, assurda, rivoluzionaria, ma è anche sbagliata, perché lo ha detto anche prima Riccardo, Elio me lo disse già dalla prima volta che vide la macchina, rimase sconvolto
ricordo che tornò a casa dicendo: ho visto una cosa che non volevo vedere, proprio non avrei voluto vedere, ha detto, anche perché lui quell'anno voleva prendersi una rivincita dopo il trattamento così, insomma, non bello che riservò la Lotus nei suoi confronti nell'85, e quindi ci rimase molto male, perché invece, approdando alla Brabham, sperava di andare in una macchina vincente, perché lui il suo obiettivo, ovviamente, come tutti quelli che piloti di Formula 1 vogliono arrivare alla vittoria del mondiale, e lui questa ha fatto questo, poteva rimanere anche alla Lotus, però ha fatto questa scelta un po' perché i rapporti ormai si erano deteriorati nella scuderia, e un po' perché lui, andando alla Brabham, pensava di fare un gradino in salita dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Purtroppo invece quell'anno gli capitò questa macchina sbagliata, che poi abbiamo visto che fine ha fatto. Roberto, perdonami se ti interrompo un attimo, perché proprio in merito a quello che stai dicendo su Elio e sul trattamento in Lotus, abbiamo un contributo sempre a cura di Stefano Zanti, dura un minuto e poi torniamo in studio. Certo. Grazie. Nell'ultimo chilometro, Johansson con la Ferrari ha preceduto al quarto posto De Angelis, il quale al microfono di Ezio Zermiani dichiara l'attuale inferiorità della Lotus e fa capire di essere meno amato di Senna all'interno della scuderia inglese. Ma devo dire che il team non è che abbia delle preferenze, comunque se ce ne sono non sono per me. E questo certo non aiuta soprattutto la messa a punto della macchina, perché se si potesse lavorare su una macchina sola probabilmente riusciremmo a cogliere più frutti. Anche perché noi non abbiamo, ripeto, il budget di una Ferrari o non abbiamo il budget di una McLaren o comunque di una Brabham, quindi siamo un piccolo team che cerchiamo di gestire le nostre macchine al meglio. Oggi in particolare c'è stato quel brivido finale, proprio mancava quello spunto ultimissimo. In effetti. Ma penso che non c'era niente da fare. Johansson ha rimontato bene e poi su rettilineo mi ha passato, avrà avuto 15 km in più di me. E sono quelle cose che non d'altronde succedono in corsa. Io ho vinto una corsa così all'ultimo giro in Austria e ho perso un punto all'ultimo giro con Stefano. Con le bellissime immagini del podio della vittoria, ecco, voglio chiedere a voi presenti chi può rispondere a questa mia domanda. Come mai c'era così predominante Senna in Lotus in quel momento e Elio ha avuto queste difficoltà dovuto al fatto che Ayrton era palesemente la prima guida e Elio non riceveva lo stesso trattamento? Se volete rispondo io, ma preferirei che lo dicesse qualcun altro. Ma se volete dico io. Se volete dico sì. Io. Vai. Sì, No, Elio, allora, quell'anno lì partiva come prima guida Elio, quell'anno nell'85. Senna veniva da una stagione di debutto abbastanza positiva con un mezzo comunque molto scarso, che era la Toleman. Poi Elio era un pilota da prima guida, aveva un contratto quindi da prima guida, quindi era un pilota molto costoso per il team. E come abbiamo sentito prima, il team non aveva risorse alla pari dei tre o quattro altri top team. E quindi la Lotus aveva questa possibilità, non aveva la possibilità di sviluppare due macchine allo stesso modo, e quindi si decise appunto per privilegiare Senna, perché aveva un futuro meno costoso rispetto a quello che era Elio, soprattutto questo. Poi Senna aveva anche da parte sua uno sponsor importante, che appunto che era il Banco do Brasil, Banco Nacional, che ha portato avanti per tutta la sua carriera, e quindi anche questo è stato un motivo per il quale è stato preferito a Elio. Elio non portava soldi, anzi veniva ben pagato, mentre Ayrton
che era una promessa in quel momento, non era ancora l'Ayrton Senna che è diventato dall'88 in poi, perché Senna ha cominciato a vincere i mondiali con la macchina migliore e lottando sempre con Prost, con la McLaren nell'88, con un motore adeguato, che è il motore Honda. E quindi si trovò, la Lotus e soprattutto Peter Ward si trovarono di fronte a questa scelta, se diciamo guardare più al denaro che ai risultati, anche perché se non è che abbia fatto tantissimi risultati, ha vinto qualche gara, ha fatto tante pole con la Lotus, però campionati non ne ha vinti, li ha vinti dopo quando è maturato completamente. Grazie Andrea. Scusami, non ti ho sentito. No, Roberto vuole aggiungere qualcosa a quello che ho detto io, però il mio pensiero è questo qua, ecco, questo ci abbiamo mi sentite? In questi sì, Beppe. Anni. No, perché prima mi si è scollegato, ho dovuto cambiare stanza perché non riuscivo a prendere il segnale. No, ecco. Effettivamente, no, beh, per quanto riguarda Senna, chiaramente, però non dimentichiamo appunto i suoi sponsor del Sud America che alla fine dei conti la verità, perché sono sempre state taciute, no? le verità di un certo tipo, la potenza del nome e anche economica, quindi certo che Senna era molto appoggiato da quel paese per i motivi tra virgolette anche familiari. Questo vale anche per il signore Piquet, che anche se dormiva in Formula 3 nel camioncino, forse ha fatto bene per far vedere che dormiva nel camioncino, ma in realtà i soldi arrivavano tranquillamente. Quindi una scelta sicuramente, al di là del grandissimo valore di Ayrton, anche un valore, diciamo, di sponsor importante. Io posso dirlo, non ho vergogna a dirlo, qualcuno potrà dirmi che sto dicendo delle cavolate, ma in realtà noi sappiamo che è così, almeno. O sbaglio, Roberto? No, purtroppo è così, tanto che a un certo punto Elio si accorse purtroppo un po' in ritardo di questa politica, ma poi dopo, diciamo, ripensando a certi episodi anche delle fasi iniziali della stagione 85, delle frasi che venivano dette che non si comprendevano, ma dopo abbiamo capito cosa significavano. Mi ricordo, mio padre mi raccontò che alle prove di Imola pre-stagione 85, Senna era stato preferito per iniziare a provare la macchina, la nuova Lotus 97, che si è rivelata subito veloce in prova, e dopo aver girato Senna sistemarono il sedile di Elio e Elio fece un tempo migliore di quello di Senna, tipo mezzo secondo, un secondo, qualcosa del genere. E la frase che venne detta da Gerardo Carouge in quella circostanza fu: accidenti, il vecchietto come cammina ancora. Cioè Elio era ormai stato dalla scuderia a sua insaputa messo nella posizione di quel pilota anziano che può dare, diciamo, può portare la squadra punti, può portare la squadra solidità, però per le prestazioni migliori veniva preferito Senna. E io credo che loro, la Lotus, considerato il loro budget limitato, abbia fatto proprio questo tipo di ragionamento, di impostazione, proprio sin dall'inizio della stagione 85, e probabilmente per valorizzare Senna, perché lo sappiamo bene, Riccardo ce lo può confermare, che nella Formula 1 si è sempre fatto questo giochetto, che il pilota emergente che costa poco viene valorizzato a danno del pilota di maggiore esperienza, compagno di squadra, seppur veloce,
perché in questo modo si ottenevano due importanti risultati. Si valorizzava il contratto del pilota giovane di buone speranze, e in maniera tale che poi questa valorizzazione si potesse poi rivendere, cosa che infatti poi è accaduta nel caso di Senna, e ottenere magari anche un risparmio dal pilota anziano, se poter, tra virgolette anziano, se fosse rimasto a guidare per la stessa scuderia, perché è evidente, uno poteva dire, beh, vedi che Senna va più forte di te, quindi se vuoi rimanere in Lotus devi calare le tue pretese. Ma questo è successo un po' in tanti casi nella storia della Formula 1. Probabilmente io in tal senso, Roberto, perdonami, perché diciamo Riccardo e Beppe non potranno stare con noi molto a lungo, allora volevo coinvolgere anche Ercole, volevo proprio in questo ragionamento coinvolgere Riccardo, che ha militato per tanti anni in una squadra inglese come la Williams con un compagno come Nigel Mansell, se ci può dire qualcosa delle squadre inglesi e del trattamento che possono avere i due piloti all'interno di uno stesso team inglese. Una cosa, scusami, prima ci tengo a precisare, Senna non avrebbe avuto bisogno di questo trattamento preferenziale, perché era talmente bravo e veloce che non avrebbe avuto bisogno, però era stata una scelta tattica, strategica della scuderia questa. Aggiungo una cosa ancora io, infatti il rapporto fra i due, fra Elio e Ayrton, era un rapporto di quello 1985, un rapporto perfetto, fra di loro andavano completamente d'accordo. Il problema nacque con la dirigenza della Lotus, Elio e la dirigenza della Lotus, appunto per questi motivi, e i due piloti invece andavano molto d'accordo. Ci terrei a sentire il parere di Riccardo, sì, in tal senso. È chiaro, ogni situazione è vissuta, cioè come Elio, quello che ha vissuto in Lotus non lo posso sapere, però è stato spiegato in maniera esauriente da Roberto e Andrea. Io, sai, ho vissuto 5 anni, ho vissuto tutta la mia carriera in team inglesi, però delle volte ho avuto anche delle posizioni di favore, cioè che magari il mio compagno di squadra era meno guardato con attenzione per me. Nella Williams io sono rimasto 5 anni e devo dire che ho vissuto sempre molto bene con la squadra, sono sempre stato molto apprezzato. Poi però ci sono delle scelte politiche che vengono fatte a monte, e stiamo parlando del 92, quando avevamo una macchina nettamente superiore. Io speravo di avere le mie chance di vincere il mondiale. Mansell lo avrebbe vinto forse lo stesso, perché la macchina si adattava meglio alle sue caratteristiche di guida, ma a un certo punto io ero molto battagliero, Magny-Cours. Mi è stato detto chiaro e tondo dopo la ripartenza, dovuto a uno scroscio d'acqua, ci siamo fermati, mi ero fermato in testa. Patrick Head, che è un mio amico, e sono rimasto 5 anni in Williams perché era un mio grande stimatore, mi si è messo davanti alla macchina e mi ha detto: forse non hai capito una cosa, Riccardo. E dico, seduto in macchina, dico: che cosa devo capire? No, sai, perché cioè, tu vedo che ti stai agitando, che vuoi fare, vuoi lottare per il mondiale, ma questo mondiale dall'inizio, visto che tra l'altro avevamo una macchina che era superiore a tutti, vincevo io, vinceva Mansell quel mondiale lì, la scuderia, la squadra ha deciso che il mondiale lo deve vincere Nigel. E io gli ho detto: scusa, puoi ripetermelo, perché non ho capito. Non ho capito bene. Ma non va. Mi ha ripetuto: no, guarda, noi abbiamo deciso che il mondiale lo deve vincere Nigel. Perché sono ripartito di nuovo in testa, ho fatto un giro e davanti al rettilineo dei box ho alzato il ditino, ho fatto passare Nigel, e lui è arrivato primo, io secondo, poi dopo in sala stampa tutti che chiedevano: ma cosa è successo? E io: no comment. E quindi delle volte le scelte politiche che fanno i team, in questo caso team inglese, un bel po' di anni che non diceva il mondiale, tutte queste cose qua,
hanno favorito il pilota di casa. E come ha detto prima Roberto, cioè, quell'anno lì la macchina si adattava meglio a Nigel, forse non avrebbe neanche avuto bisogno di questo favore, perché andava anche più forte di me. La prima parte della stagione è andato più forte, quindi quando poi, se tu non riesci a matchare le prestazioni e il tuo compagno ti batte, nelle scuderie sempre capita così, che chi va più forte poi alla fine viene guardato con un occhio di riguardo. Quindi probabilmente il mondiale l'avrebbe vinto lo stesso, però politicamente c'era già stata una scelta all'inizio dell'anno. Posso vai, Beppe. Solo... No, vai. Volevo dire, scusate, quello che ha detto Riccardo è assolutamente vero. Io in Formula 1 ho fatto una comparsata male, una stagione fatta malissimo, quindi non posso considerarmi un pilota di Formula 1, ma sì, ma sono un pilota di Formula 2 dove ho vinto tantissimo, anche se ho perso il campionato, ma effettivamente quando ero in marcia era prima guida, ed era vero che ero prima guida, avevo i motori di prima guida e se volevo avevo anche i motori di Danner, per dire. La stessa cosa è successo, quindi sempre per confermare quello che ha detto Riccardo, quando ho corso con la Maurer, e quando al Poricar abbiamo provato, che quella volta c'era anche Elio che ridavamo perché giravamo con la Maurer e c'era la Lotus, e io e lui ci tiravamo nella pista lunga, ridavamo, no? Perché non è che c'erano 20.000 secondi, c'erano 5-6 secondi al giro, e allora lui davanti, dietro mi tirava la scia, così facevo un bel tempo col Formula 2. Cioè, tu pensa i tempi di una volta, no? Come era una volta. E quando ha provato Bellof, che Bellof un altro fenomeno, dopo 10 giri ha girato a un decimo da me, ha detto boh, ho trovato quello che mi bastona. Ma perché ho pensato che questo? Alla fine si è arrivati terzi e quarti in campionato a 3 punti, non è che però alla fine era macchina tedesca, motore tedesco, pilota tedesco emergente fortissimo. Io ero pilota italiano bravo, perché avevo corso con Maurer, avevo fatto nell'80 delle gare dove ero primo, poi si è rotto il motore ma l'ho portato in auge, però ero un ex pilota di Formula 1 tra virgolette, e l'emergente era lui, e devo dire che la scelta è ricaduta su di lui. Oggi a 65 anni cosa posso dire? Fossi stato i Willy Maurer avrei fatto probabilmente lo stesso, perché non avrei scelto un pilota che andava forte, ma Bellof era un pilota che ha dimostrato, poi Riccardo tu che hai sempre corso anche coi prototipi sai che era un pilota che andava forte sia col Formula e fortissimo col prototipo. Bellof, quindi devo dire che effettivamente dimmi, scusa. No, Bellof non ha potuto dimostrare appieno la sua potenzialità, perché purtroppo è venuto a mancare anche lui. Sì. Troppo presto nel senso che col prototipo però era molto forte, no? Almeno perché col Formula a essere considerato potenziale, col potenziale molto alto, certo. Sono d'accordo. Allora, ecco, io sai, di Formula 1 posso dire veramente poco, perché io quell'inizio di Elio posso parlare col Gokar, col Formula 3 e col Formula 2, poi col Formula 1 io le poche gare che ho fatto le guardavo, che poi il mondo è strano, perché vi guardavo sul, io e Rosberg, io e Checchi, guardavamo le gare da in alto del camion della Marlboro. Poi l'anno dopo Checchi ha vinto un mondiale, Checchi si è qualificato 5 volte nell'81, io 3, cioè per dire com'è il mondo, no? Alla fine però, sai, però Beppe, volevo dire, mi risulta che con Riccardo avete avuto qualche incontro ravvicinato nel corso della vostra carriera. Vorrei chiedere sia a te che a Riccardo. Sì, li abbiamo avuti in Gokar. Molto ravvicinati in Gokar, ricordo di quei voli una volta. Riccardo se potesse mi spacca, mi uccide adesso. Ti ricordi a Reggio Emilia? Reggio Emilia me lo ricordo molto bene. Sì. La prima gara che facevo in prima, non è colpa mia quella lì, quella lì non è stata colpa mia. Si è rotto il freno, ti sono passato, siamo stati
Io sono fatto un volo incredibile, ma te sei stato fortunatissimo, perché se ti prendo bene è un sì, disastro. Alla fine però ma... il Barella mi ha portato via te. Io sono stato sì, male. Ha portato via me, sì, no, te. Avevi ancora il casco, quello marroncino, ti ricordi? Con le righe bianche, rosse e verdi qua, quello chiaro, era quello lì. E tu avevi no, il telaio di Baroni. A carte ci siamo visti, abbiamo avuto i nostri incontri ravvicinati, sì. E a Roma, quando ti spostavo le gomme, che mi sei venuto, mi sei corso dietro perché mi facevi ostia, cosa sposti sempre le gomme? Ciò, mi hai detto. E lì nella S l'ho spostata, ce l'hai presa. E ho fatto un volo anche lì per colpa di Beppe. Vabbè, insomma, cose che succedeva. Era quella dopo lì il rettilineo delle tribune, che mi hai davanti a me, mi hai spostato la gomma, ha fatto un triplo carpiato. È rimasto lo sterzo in mano, ti ricordi? Il... cioè, hai una buona memoria, ma ce l'ho anch'io la buona memoria. Sì, ma sei venuto là a dirmelo, non so come hai fatto a non spaccarmi in testa ancora. E poi l'altra volta al campionato nel 73 a Parma, nell'italiano squadre, nella doppia a sinistra prima del rettilineo, anche lì ti sono entrato dentro dove non si poteva, e anche lì ci siamo girati io e te, altri due o tre, insomma, anche lì un sacco di nomi in Veneto mi hai dato. Come bersaglio, ero il tuo bersaglio, cazzo, mi centravi sempre. Secondo me gli piaceva il casco. Gli piaceva il casco. Sì. No, è che è per dire, no? La differenza, per tornare a parlare di Elio e non me di Riccardo, ecco, Elio queste cose non le faceva, perché lui era tutto, guidava, sapeva guidare anche molto, ma io ci ho corso, guardavo da stare dietro e anche stare davanti, ma lui guidava sia molto d'attacco, ma molto pulito. Era un frenatore, perché frenava sotto, ma ci stava dentro bene. Io ero più funambolico, però lui certe cose non le faceva perché non aveva bisogno. Probabilmente aveva un modo di guidare a un limite altissimo ed era molto pulito. Ecco, questo è quello che ho sempre, mi è sempre piaciuto di Elio, anche in kart l'ultimo anno, perché Riccardo ha vinto il mondiale nel 74, io sono arrivato decimo, lì Riccardo è volava, e nel 75 abbiamo fatto il mondiale con Elio è andato secondo, io ho vinto le eliminatorie, poi come al solito sono volato fuori da solo come un pirla, ma questo fa parte un po' del mio carattere, quindi ecco. Però per tornare a Elio, effettivamente fin da ragazzino lui era veramente, sapeva quello che faceva, ecco, senza dover stravolgere era veramente iperveloce, anche questo che voglio dire. Poi col 3 abbiamo fatto 6 pole assieme, allo stesso giro, lo stesso, se ti ricordi, Roberto, Varano, Imola, un sacco di gare con gli stessi tempi. Quindi, insomma, per tornare a Elio, certo, come ha detto anche Riccardo, delle volte i team fanno delle scelte e se hai il momento che ci sei e hai la fortuna, riesci a sfruttarlo e ci puoi arrivare. Poi tutte le cose vanno di conseguenza. Se non riesci a passare una certa, poi dopo continui a correre dietro. E probabilmente l'arrivo di Senna e anche Colin Chapman, che non c'era più, ha fatto quello che doveva fare, insomma, ecco, questo è quello che penso personalmente. Poi nessuno può togliere il valore a Elio come pilota e come professionista, ecco, soprattutto. Io vorrei chiedere a Riccardo, che l'ha vissuto, l'ha visto da vicino, Elio, se c'era una caratteristica in particolare che l'ha sorpreso di Elio, e anche ad Ercole Colombo una caratteristica invece umana, ovviamente, per l'esperienza che ha avuto con Elio. No, ma io ho lavorato quei mesi con Elio e diciamo che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda per la messa a punto della macchina, che purtroppo aveva tante carenze, e ci rendevamo conto che sarebbe stata una stagione molto dura per raggiungere dei grossi risultati. Scusa Riccardo, ma era difficile da guidare, mi faceva paura da vedere col motore messo storto, era... Com'era? La prima volta che sono montato in macchina,
perché il concetto di quella macchina era di avere un baricentro molto basso, una penetrazione esasperata, quindi era la fogliola. E mi hanno messo la prima volta in macchina a Donington, me lo ricordo benissimo, che ero talmente sdraiato sulla macchina che facevo fatica a vedere fuori, ma soprattutto provo a pensare, se tu hai un'angolazione di questo tipo, il tuo collo sta dritto, ma se te sei sdraiato per guardare davanti, devi metterti in una posizione che... Dopo il primo giro mi sono fermato e dico: Gordon, ci abbiamo un problema. Come dice, cosa c'è? Il motore non va? Cosa sta succedendo? No, dico, non riesco a respirare. Cioè, non respiro. Cioè, non riesco a respirare perché talmente spezzato per guardare avanti, perché la posizione era così estremizzata, sdraiata, che dico, con le vibrazioni del motore, non respiravo. Ah, dico... E allora dico, boh, cosa facciamo? Per me la macchina era fatta, poi alla fine ci hanno tirato un po' su col sedile ed è per quello che poi siamo venuti fuori con le spalle. Perché certo. E te non le vedevi, eravamo talmente sdraiati che le spalle non le vedevi. Poi pian piano hanno tirato su un po' l'angolazione della schiena del pilota e le spalle sono venute fuori, però è lì chiaramente abbiamo corso in una condizione, pensa adesso con le regole di sicurezza che ci sono adesso, se sarebbe possibile pensare di fare una macchina del genere, però lavoravo bene perché parlavamo lo stesso linguaggio e poi lui era un professionista, come ho detto, molto molto serio, io altrettanto, quindi abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di creare una macchina perlomeno guidabile, perché come ho detto all'inizio non si riusciva neanche a fare un giro perché non si respirava dentro la macchina. Riccardo, ma avevi raccontato un aneddoto particolare sul volante di quella macchina, mi piacerebbe risentirlo dalla tua voce, il particolare del volante, che è una cosa che mi ha estremamente colpito, in una delle nostre dirette ce l'hai raccontato. Il volante anche lui aveva una posizione estremizzata e c'era poco spazio, ma quelle erano caratteristiche che erano abbastanza simili a tutte le monoposto del tempo, perché allora nessuno si preoccupava del comfort del pilota all'interno della moto, se ne fregava niente nessuno. Lo stesso super ingegnere di adesso che fa vincere Verstappen, Adrian Newey, se vi ricordate con la Leighton House come aveva messo il pilota dentro le gambe della testa. Riccardo, io mi riferivo all'episodio di Piquet di quella macchina, di quello che aveva suggerito Piquet l'anno prima, tu ci ricordasti in merito al volante. Prova a ricordarmelo, la posizione del volante mi hai detto, mi è rimasto impresso. Parlando della BT52. Ah, ho sbagliato macchina, scusa. Sì. Anche perché quando non era in squadra con Nelson, la BT52 aveva questa caratteristica, che avevamo il volante tipo un po' modello camion, quella era la macchina dell'83. Dell'83, benissimo, benissimo. Ercole, stavi per dire qualcosa, scusa se ti ho interrotto. No, io dicevo che sulle donne, vabbè, grazie a Dio piacevano a tutti a quei tempi, a tutti. E che i piloti erano già avvantaggiati sui fotografi, e un'altra cosa, Elio poi era quello più carino, più bello, e gli correvano dietro. Questo è un dato fatto, non è che non c'era gara lì, capito? Prima Elio era già via prima di cominciare la gara. Se volete vi posso raccontare quello che mi diceva Elio riguardo alla Brabham, e mi raccontava che lui qualsiasi modifica facesse alla macchina, la macchina aveva sempre gli stessi faceva sempre gli stessi tempi, cioè non, qualsiasi cosa gli facessi era uguale, anche con tre ruote avrebbe fatto lo stesso tempo la macchina, cioè per assurdo. Mi raccontava questo per dire che c'era proprio un errore di fondo nella progettazione che determinava un limite tale per cui tu potevi rovesciare la macchina in qualsiasi modo e faceva sempre la stessa prestazione.
questo mi ricorda, mi diceva Elio, non so se Riccardo lo può confermare. Confermo, ma chiaramente il problema era poi che c'erano delle torsioni, probabilmente anche per come era stato improntato il motore, quindi torceva e alla fine qualsiasi cosa facevamo non sentiva le regolazioni, perché poi dopo era questa debolezza nella rigidità del motore scocca che creava che qualsiasi cosa tu facessi poi alla fine veniva azzerato da questo problema di torsione che c'era. E quindi quando sappiamo benissimo che se non è un gruppo unico, un pezzo unico, ma cominciano ad esserci delle flessioni in giro e tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma le macchine poi non rispondono e non sanno. Certo, ma questo problema della torsione è un problema di cui Gordon Murray si accorse o non l'aveva ancora capito? Sì. Questo era il problema di fondo. Ma no, cioè, il problema è che quando fai una macchina, poi cioè adesso vedono tutto quello che anche dal punto di vista dell'ingegneristico riescono a avere i materiali giusti, trovare tutto il sistema per saperlo a priori se una cosa può andare bene o andare male. Allora la bravura tentativi di andare a tentativi, per cui la macchina è nata così ed è morta anche un po' così, perché poi anche la posizione stessa del motore creava anche tanti problemi al motore stesso di rendere nella maniera certo, nella maniera ottimale, perché era messo non nella configurazione giusta per le sue caratteristiche. Messo così piatto non aveva neanche, c'erano dei problemi con la coppa dell'olio, la circolazione dell'olio, insomma è nata male ed è finita male da tutti i punti di vista, perché poi appunto è stata anche una tragedia quello che è successo. Ercole, vorrei chiederti se ci mostri e ci racconti la storia di come, di quel casco che hai alle tue spalle di Elio, se ce lo fai vedere, e se ci racconti, se ti ricordi il giorno in cui te l'ha regalato. Sì, so. Questo è un casco di Elio, sì, so. Particolare, l'unico, perché dunque portarono ad Elio questo casco durante i test di gennaio a Rio, perché faceva molto caldo, e allora avevano creato questa parte, questa, un po' più ampia, no? Rispetto a quello che lui portava sempre, famoso da guerriero, molto bello. E allora al termine dei 5 giorni di prova,